tutti, allora questo è un video di prodotti promossi, bocciati, ni, si, bi, bu, non si sa. E quindi cominciamo da due prodotti per i capelli. Sono due shampoo che ho introdotto nell'ultimo periodo, che inizialmente, a causa del prodotto assolutamente bocciato che vedrete sempre in questo video, pensavo non facessero al caso mio, perché ovviamente tutte le opinioni di prodotti promossi, bocciati, eccetera eccetera, si confanno a quelle che sono le mie esigenze di viso, corpo, capelli e chi più ne ha più ne metta. Quindi pensavo non facessero al caso mio, invece poi, allontanando il prodotto incriminato, mi sono resa conto che assolutamente non è così, ma manco per niente, e mi piacciono anche parecchio, uno dei due in particolar modo, ma anche l'altro mi sta piacendo molto. Il primo shampoo di cui vi parlo è questo della Esselunga, questo qui, per capelli delicati, sì, questo, con estratti di tiglio e germe di grano a base di ingredienti di origine naturale. Sono 250 ml di prodotto, penso di averlo pagato intorno ai 3 euro e qualcosa, potrebbe essere, ma non sono sicura perché ce l'ho già da un po' di tempo, come vedete anche piuttosto utilizzato, ed è quello che sto usando da un mesetto a questa parte. Io ho dei capelli normali, piuttosto lunghi, con la cute in determinati periodi come questo, insomma dei passaggi così stagionali, un pochino tendente al grasso. Questo shampoo inizialmente mi sembrava non mi lavasse bene i capelli, ma sbagliavo due cose: uno, il modo di impiego, e due, l'associazione con un prodotto per me malefico, cioè per i miei capelli è veramente satana. Che cosa sbagliavo per quanto riguarda l'applicazione, insomma l'utilizzo? Utilizzavo troppo prodotto, perché è un prodotto un po' denso, gelatinoso, per cui tendevo a metterne troppo sul palmo della mano. Ma a un certo punto ho cominciato a diluirlo, quindi piccole quantità. Io ho una specie di tappo di un prodotto che potete usare qualunque cosa, insomma io ne metto un pochettino, metto l'acqua, lo diluisco bene e ci faccio due shampoo, due passaggi, con la quantità che prima utilizzavo per fare una sola passata. I capelli vengono fantastici. L'odore del baby shampoo Johnson, me lo ricordo perché è il mio shampoo di bambina, che figlio degli anni 70, penso sia cresciuto con pane e baby shampoo Johnson, lo shampoo. Per cui mi ricorda anche un po' i tempi passati, anche se non amo molto quel profumo. Infatti il profumo non mi fa impazzire, ma tanto non si sente per niente, nel senso che svanisce nell'arco di un secondo. Mi lava benissimo i capelli, me li lascia morbidi, i miei capelli non si intrecciano facilmente, per cui sono, anche nonostante la lunghezza e il fatto che siano molto sottili, non si vanno ad impicciare più di tanto, sono un po' autodistricanti, hanno questa magia, questo non so come mai, però per fortuna è così. E la cosa che mi piace tantissimo, che mi pulisce molto bene i capelli, la cute non me l'aggredisce troppo, perché è una cute sensibile e reattiva, per cui quando lo shampoo è un pochino troppo aggressivo mi si screpola, e invece assolutamente niente di niente. E la cosa che mi piace ancora più di tutte è che mi lascia i capelli pulitissimi per più giorni, cioè rispetto agli altri che comunque me li lavano bene e tutto quanto, c'è quel giorno in più che mi durano, ma mi durano, cioè fluenti, che non è facile per i miei capelli, perché i miei capelli subito diventano un po' spinaciosi, perdono immediatamente di volume. Non ne parliamo poi quando uso prodotti che me vanno a levare quel poco di volume che hanno, non è questo il caso. E non solo, appunto, ripeto, mi rimangono, comunque sembra che li abbia lavati ancora il giorno prima, invece magari sono già passati 2-3 giorni. Fantastico, davvero fantastico, è un prodotto che sicuramente comprerò, e che all'inizio appunto guardavo un po' con aria sospettosa, ma poverino, non era colpa sua, era colpa del cattivo di turno. Altro shampoo che sto intervallando in questo periodo sono questi due, perché sto usando appunto un po' di prodotti nuovi, ma il mio shampoo alla mela della Lavera c'è sempre, perché io devo sempre avere l'ancora di salvezza, perché quando uso cose nuove non so mai come va a finire, quindi quello ce l'ho sempre lì che mi aspetta. E l'altro shampoo è questo della Santé, questo qui, un boccettone da 500 ml, all'arancia e il cocco biologico, c'è anche l'aloe vera, però è uno shampoo adatto per tutta la famiglia, per cui l'ho preso proprio per questo, perché mi sembrava uno shampoo particolarmente delicato, essendo indicato anche per i bambini. Sono 500 ml, costa 8,90 euro, per cui è anche un ottimo prezzo per la quantità di prodotto. La Santé è un'azienda bio, quindi è uno shampoo bio questo. In realtà l'ho preso, ma non l'ho pagato
dato di tasca mia, perché questo qui l'avevo preso quando sono andata a trovare Tiziana. C'è il video di quando, non di quando sono andata in negozio, insomma, proprio ho raccontato di questo incontro. Tiziana è una ragazza che ho conosciuto qui sul canale, che ha aperto una bioprofumeria qui vicino da me. Vi lascerò nell'info box la pagina Facebook della bioprofumeria di Tiziana, dove troverete tutte le indicazioni e tutto quanto. Ed è stata appunto così carina quando sono andata che questo shampoo me l'ha voluto regalare, e la ringrazio ancora tantissimo. Mi è piaciuto tanto, ha una buona profumazione delicata, classica un po' dei prodotti bio, cioè non particolarmente invasiva, ma io preferisco così. No, anche questo non mi aggredisce la cute, mi lava molto bene i capelli. Spesso mi viene chiesto, soprattutto quando parlo di prodotti bio per i capelli, se fa una buona schiuma. Sì, questo fa una buona schiuma, quindi come lo applicate, anche dal primo lavaggio mi fa una bella schiumetta morbida, deterge molto bene. La differenza con questo qui è che questo, se lo uso continuativamente, io lavo i capelli tendenzialmente un paio di volte a settimana, dipende, insomma, fondamentalmente due, diciamo, come media. Posso utilizzarlo in maniera continuativa, mi lava sempre bene i capelli. Con questo qui, come mi succede con tanti altri prodotti, arriva a un certo punto, magari usato due, tre volte, la quarta volta, che i capelli non mi vengono bene come al solito, utilizzando dopo magari sempre lo stesso prodotto, perché ripeto, c'è sempre il prodotto incriminato che è stato devastante. Però mi piace molto perché appunto è molto delicato, e l'alternanza di questi due prodotti in questo periodo mi sta piacendo molto. Sono due prodotti che consiglio e che più in là riprenderei proprio a scatola chiusa. Adesso ho tante altre cose da provare, però sicuramente le riprenderei. Questo tra l'altro durerà, penso, nei mesi a venire, voglia, perché 500 ml non finiscono mai. Poi, un altro prodotto che mi sta piacendo moltissimo in questo periodo, lo sto utilizzando da circa una decina di giorni, è questo bagno doccia dell'Idea, bagno doccia detergente all'argan e zattero. Lui, sono 250 ml di prodotto. E io ho una pelle del corpo parecchio secca, soprattutto nella zona delle gambe. Anche qui, nei prodotti di cambio, nei periodi di cambio di stagione si accentua un po' di più questo fastidio, e devo dire che questo prodotto è delicatissimo. Se soffrite come me di pelle secca, provate questo detergente perché è fantastico, è delicatissimo, non aggredisce la cute, mi dà proprio dopo la doccia, anche usando semplicemente solo questo, sapete, la doccia serale, tutte le sere prima di andare a dormire faccio la doccia e non sempre ho voglia di star lì a mettere olietti, fare scrub eccetera eccetera, mi sono resa conto che anche questo periodo, diciamo, particolarmente difficile della mia pelle sulle gambe, mi lascia comunque già la pelle di per sé morbida, per cui dopo mi basta anche un prodotto leggermente idratante, quindi molto veloce da applicare, da stendere, e la mia pelle è a posto. E infatti mi ha dato modo di rivalutare un prodotto che per me era un assolutamente no, perché non era abbastanza idratante per me, e che vi farò vedere dopo. Quindi questo assolutamente lo consiglio in generale a tutti, perché è un detergente delicato che secondo me va bene per tutti. Se avete la pelle secca, sensibile, è fantastico, quindi questo lo riprenderei proprio a scatola chiusa. Dell'Idea qui mi sembra che si trova nel Lazio, si trova in qualche Upim, purtroppo non si trova da Acquestapone, che per me sarebbe enormemente vantaggioso perché ce l'ho dietro casa, però in tante altre zone d'Italia so che è molto più semplice reperirlo, perché si trova gli Acquestapone, Tigotà, che qui non esistono comunque, però insomma facilmente reperibile un po' in giro. Mi piace molto. Il prodotto che mi ha fatto rivalutare è questa crema qui, che è la crema gianduiosa della Neve Cosmetics, che mi è stata regalata da Antonella, che è qui su YouTube, e Maquillage Mavi, per il compleanno. Ma Antonella me l'ha regalata proprio da provare, perché era appena uscita, era proprio in promozione, sapete come fa sempre la Neve, no? Siccome lei sa che io sono sempre alla ricerca di creme idratanti che facciano al caso mio, che ho questa problematica, insomma, della pelle secca sul corpo, è stata così carina da pensare di regalarmela per provarla. E io l'ho provata e l'ho anche finita, infatti questa la vedrete sicuramente nei prodotti finiti di questo mese, perché ce n'è un goccino che finirò stasera e via. Ed è a base di burro di cacao e olio di nocciole. Per le componenti che ha, pensavo fosse una crema un po' più idratante. Invece
Idrata molto molto poco. Se avete una pelle normale va bene, io l'ho fatta provare appositamente a mia sorella che ha una pelle normale sul corpo e per lei è andata benissimo, cioè ha fatto il suo, perfetta. Se avete la pelle secca come me, questa crema serve quasi allo 0,000, serve a niente, non so che sta dicendo. Utilizzata con prodotti per la doccia, magari non particolarmente indicati per la pelle secca, ma io ho tante cose da terminare che ho in giro, quindi sto usando un po' di tutto. Assolutamente no, perché io la applicavo la sera, appunto dopo la doccia serale, eccetera, eccetera. La mattina avevo le squame come la coda di una sirena, per renderlo un po' più così leggiadra la cosa, ma insomma, non è proprio il massimo della vita, avevo veramente le squame. Invece, quando ho cominciato ad usare questo prodotto qui, ho detto vabbè, proviamo, visto che avevo notato che questo prodotto mi lasciava già di per sé una pelle diversa, si vedeva insomma che era più nutrita, meno secca, ho detto magari questo prodotto qui in combo potrebbe fare il suo. E mi va benino, cioè nel senso non è una cosa eccezionale e non la ricomprerei, devo essere sincera. Però comunque per finirla l'ho finita, cosa che io non riuscivo proprio ad utilizzarla perché, ripeto, cioè era più il tempo che passavo a stenderla che il tempo che mi rimaneva la pelle idratata. E invece così, cioè la mattina comunque ho ancora la pelle abbastanza morbida, abbastanza idratata. Per quanto riguarda il fatto dell'odore di gianduia, io non ce lo sento, ma proprio zero, 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 zero. Anzi, mi sembra quasi di sentire un sottofondo un po' frescoso, non sento niente di cioccolatoso, che per me è meglio perché io non amo molto le profumazioni, queste dolciastre, vanigliose, cioccolatose e compagnia ballando, per cui è meglio. Però, ripeto, non so adesso in quanto costi a prezzo pieno, ma è facile, insomma, vedere sul sito della Neve Cosmetics, non è un prodotto che riprenderei perché comunque non è particolarmente indicato per il mio tipo di pelle. Se avete una pelle normale, devo dire testato, non da me, da mia sorella, va bene. Il prodotto bocciatissimo che all'inizio mi aveva fatto guardare male a questi due shampoo è questo balsamo dell'Avril. Questo è un balsamo dell'Avril, tra l'altro per capelli secchi, a base di olio di argan e aloe vera bio. L'Avril è sempre un'azienda bio. Sono 200 ml di prodotto. Questo mi è arrivato con una bio box che ho preso a dicembre scorso. E devo dire che non mi piace per niente, cioè non va proprio proprio bene per i miei capelli. Tra l'altro, prima di utilizzarlo, perché lo volevo regalare, perché essendo per capelli secchi, pensavo mi andasse ad appesantire i capelli, non facesse al caso mio. Ho sentito più recensioni di persone con capelli molto diversi dai miei, quindi capelli secchi, quindi indicati secondo quello che dice l'etichetta di questo prodotto, e non ci si erano trovate bene, proprio perché non abbastanza corposo, non abbastanza distribuito. Quindi ho pensato, vabbè, magari non potrebbe andare bene per me che non ho dei capelli che hanno bisogno di tutta questa idratazione. Questo prodotto è stranissimo, io sono arrivata a metà, sto qua e non lo finirò ed è difficilissimo, se guardate i miei video lo sapete, che io non finisca un prodotto anche quando non mi piace molto, cerco comunque di utilizzarlo in qualche modo. Non lo so, penso che lo regalerò magari a qualche amica se lo vuole provare o niente, insomma. Perché? Perché va a inficiare totalmente qualunque cosa io utilizzi. I miei capelli sono dei capelli sottili che si appesantiscono facilmente, eccetera, eccetera. Questo prodotto non è che mi va a appesantire i capelli perché idrata troppo. Questo prodotto riesce a crearmi la steppa nei capelli, cioè i capelli sono duri, i miei capelli non sono duri proprio di natura, proprio zero totale, niente. Mi va proprio a seccare le lunghezze, cioè un balsamo per capelli secchi. Cioè, non potevo pensare fosse questo, quindi io pensavo che fossero questi due che erano troppo aggressivi per le mie lunghezze. Una volta che l'ho allontanato, ho utilizzato altri prodotti con questi due, mi sono resa conto che questi shampoo per me vanno benissimo ed è lui che proprio non va bene. Mi va proprio a fare quello che io non voglio, che non ho, mi va a creare l'impossibile quasi sui miei capelli, perché avevo i capelli crespi, spenti, duri, spinosi, cioè,
No, assolutamente no. Io uso una piccolissima quantità di balsamo proprio perché non ne ho un ingente bisogno, ma ne ho bisogno proprio per andare ad ammorbidire le punte, le lunghezze e tutto quanto. Questo non lo riesco proprio ad utilizzare, è proprio un prodotto assolutamente no per me. Quindi io mi domando, se le persone che ho visto che l'hanno recensito che hanno i capelli secchi non ci si sono trovate bene, io che ho due capelli normali non mi ci sono trovata bene perché mi va a increspare, cioè fa proprio l'effetto opposto. Ma che è sto coso? Qualcuno l'ha usato? Ci si trova bene? Che tipo di capelli avete? Svelatemi l'arcano o voi che potete. E quindi niente, questo è. Ultimo prodotto bocciato è uno smalto della Minai, che sapete che mi piacciono tantissimo. Di smalti della Minai non so quanti ne ho, una quantità industriale. Questa è la serie Diamond Effect, cioè quella effetto gel, ed è il numero 5 Blue Passion. Lo boccio per una sola ragione. A parte che questa serie qui è vero che è effetto gel, ma per me sono un po' troppo pastosi. Cioè, ho usato altri effetti gel di tante altre marche. Sì, sono corposi, ma non così pastosi. Questo è troppo pastoso. E quello che assolutamente non va per me di questo smalto, l'ho usato due volte e due volte mi sono trovata con le mani di buffetta, per cui unghie bluastre e tutto il contorno, soprattutto, che è la cosa ancora peggiore, perché per levare questo effetto penna che vi è scoppiata in mano, cioè passano giorni su giorni. Per cui sinceramente non penso di utilizzarlo più per questa ragione. Mi dispiace perché è un colore bellissimo, è una bellissima punta di blu non scontata, ma sulle mie mani è devastante. Siccome da qualche parte avevo commentato, forse in una foto su Instagram, non lo so, dicendo appunto che questo qui mi aveva macchiato le unghie, più di qualcuno mi ha scritto che ha avuto, che con questo smalto ha avuto lo stesso problema, quindi non mi sento sola, diciamo così. Allora, queste sono tutte le mie chiacchiere sconclusionate su questi prodotti promossi, bocciati, ni, e sempre chi più ne ha più ne metta, anche con Satana, il balsamo dell'Avril. Questo è tutto e noi come sempre ci rivediamo alla prossima. Ciao!